Bentornati a questo nuovo appuntamento di Cordiario, il nostro diario fra le corde. E oggi, come nel video, nell'ultimo video che vi ho presentato sul canale, eh, vorrei condividere con voi alcuni spunti su un grandissimo chitarrista eh, del quale vi ho suonato questo piccolo accenno in apertura del video e di questo eh, spezzone vorrei poi dirvi due parole un po' sulla tecnica davvero interessante. Stiamo parlando di, secondo me, uno dei più grandi nomi della storia eh, della musica blues e eh, in particolare ragtime blues, country blues, ehm, e cioè del grandissimo Reverend Gary Davis. Ecco, il nome di Gary Davis è veramente un grandissimo riferimento per quel che riguarda la storia della chitarra acustica, del blues, del ragtime blues. Um, giusto per darvi alcuni brevissimi accenni uh, introduttivi biografici, come periodo siamo alla fine dell'Ottocento, nasce 1896, siamo nella zona del South Carolina, a Lawrence, da Evelina Martin e John Davis, che sono appunto i suoi genitori, il contesto uh, del luogo nel South Carolina e del periodo. È un contesto piuttosto complesso, c'è cioè il problema della segregazione razziale, um, poi in seguito ci sarà uh, diciamo, uh, quella, quel problema diciamo, di quella legge che va sotto il nome di poll tax, per cui uh, di fatto uh, diciamo, agli afroamericani uh, venne. Praticamente impedito di votare eh, se non eh, diciamo, dimostravano di essere in grado di, di leggere un, un passo completo della Costituzione, e quindi essendo molto, eh, la maggior parte analfabeti, diciamo, è stato un modo diciamo, per escludere la rappresentanza anche eh, del popolo afroamericano. Quindi la, la situazione è molto complessa in quel periodo e, e quello è appunto. In, soprattutto in South Carolina è un luogo dove eh, questi problemi diciamo, hanno assunto un'importanza un ben precisa. I genitori di Gary Davis hanno, hanno avuto, così racconta la biografia, otto figli, eh, la maggior parte sono, eh, sono morti e ne sopravvive insieme a Gary Davis un altro, un fratello, che poi morirà in seguito a coltellato. Quindi alla fine eh, diciamo, l'unico che sopravvive è Gary Davis e ehm, sin da piccolo manifesta il problema della cecità, eh, molto spesso viene appunto chiamato blind Gary Davis come capita spesso a molti musicisti blues, non è chiarissima la causa mh, della, della cecità, ci sono varie ipotesi, un errore medico, un errore in una medicazione da parte della madre, fatto sta che rimane che eh, probabilmente ha una condizione patologica preesistente. Eh, corrisponde anche, diciamo, un, eh, un, un sistema sanitario sicuramente diciamo, con molte carenze. Questo non ha sicuramente eh, facilitato. Eh, però ecco, fatto sta che, sin da piccolo, Gary Davis stesso racconta riusciva a intravedere un po' le figure, ma era praticamente cieco uh, fin dalla nascita. Ecco, queste e altre informazioni che adesso vi ho uh, brevemente introdotto, uh, le trovate e questo è il primo consiglio che vorrei darvi in questo video, in questo bellissimo volume che vi mostro, dedicato appunto alla vita uh, di Reverend Gary Davis. Il titolo è il Reverendo Gary Davis, genio della chitarra blues che lottò contro il diavolo. Uh, Shake Edizioni è abbastanza recente, è in italiano um, e l'autore è Ian zach um, È davvero una, una bellissima pubblicazione, tra l'altro, questa, questa casa editrice Shake Edizioni fa veramente delle ottime pubblicazioni, molto accurate, molto belle. Eh, è molto dettagliata e troverete moltissimi spunti, ben curata, eh, con un sacco di riferimenti quindi per chi volesse entrare diciamo nella, nella biografia di questo grandissimo artista consiglio assolutamente, e questo è il primo consiglio che voglio darvi, questa pubblicazione di Shake Edizioni. Ecco se eh, leggerete il libro vi riporto diciamo una, un aneddoto interessante che è in apertura proprio del libro eh, che parla del momento in cui Gary Davis è stato un po' scoperto, diciamo, dal grande pubblico. L'aneddoto è questo: siamo alla fine degli anni 40-1949, ehm, Gary Davis era, diciamo, non così conosciuto eh, al di fuori appunto delle zone d'origine e soprattutto nella grande città. E, la scena diciamo, musicale newyorchese viene sconvolta diciamo, dalla, dalla morte di un grandissimo artista, cioè Hadi Ledbetter, eh, più conosciuto come Led Belly, cioè letteralmente pancia di piombo. Um, un grandissimo artista e... Um, Alan Lomax, il eh, famoso etnomusicologo, insieme alla vedova di Led Belly, decidono di organizzare a New York una grande serata in, in onore appunto di Led Belly per commemorarlo, per ricordarlo e per invitare eh, moltissimi artisti ad esibirsi. Il 28 gennaio 1950, allora, eh, grazie all'organizzazione di Alan Lomax, alla Town Hall di New York, eh, va in scena questo concerto questa serata in onore di Led Belly dove sono presenti grandissimi nomi come Pete Seeger o come uh, Woody Guthrie e, e molti altri e si esibiscono appunto in onore di, uh, di questo grande artista Led Belly. A un certo punto, racconta la biografia, viene presentato questo, uh, questo diciamo, musicista uh, cieco, col bastone, con la chitarra uh, diciamo, portata a tracolla in maniera così un po' anomala e viene presentato appunto come Reverend Gary Davis. Va sul palco, si esibisce, eh, diciamo, diventa sostanzialmente l'attrazione della serata, il giorno dopo i giornali parlano solamente di Reverend Gary Davis e quello è stato probabilmente il momento in cui eh, il suo nome, che già era conosciuto, però eh, viene veramente, eh, come dire, reso... Popolare al grande pubblico e ai grandi artisti che erano presenti alla serata. Ecco, queste altre informazioni potete trovare in questa bella biografia eh, che racconta appunto la, la sua vita, eh, la sua vita musicale, ma anche poi la sua dedizione alla religione, eh, il suo essere. Predicatore, utilizzare la musica come strumento di predicazione, suonare i reg, ma suonare soprattutto anche i gospel. E, e come dice appunto il sottotitolo eh, de, di questo libro, no? eh, Reverende Gray Davis, che lottò contro il diavolo. Ehm, un po' diciamo contraltare rispetto alla biografia classica di Bluesman, no? come Robert Johnson invece che ha eh, la figura diciamo, di questo Bluesman che eh, nella leggenda no, ha venduto l'anima al diavolo. Ecco Gary Davis è al polo opposto, no? quindi la sua dedizione appunto alla predicazione e alla religione. Ecco poi molto interessante sono tutte le notizie che ci vengono da quello che è stato un suo grande allievo e un grande chitarrista che è eh, Stefan Grossman. Eh, vi invito ad andare a cercare, ci sono molte risorse disponibili in rete eh, di Stefan Grossman stesso, che parla delle sue lezioni, ehm, diciamo, con, con Gary Davis, di come si svolgevano del fatto che eh, le lezioni erano praticamente restare in ascolto di Gary Davis e suonare insieme a lui, replicare quello che lui faceva. E vi invito a, a vedere proprio i documentari che lui che lui ha su, sui documenti che ha su, su questo incontro, su questo periodo di lezioni che faceva appunto con Gary Davis stesso. Prima di chiudere con un altro consiglio questo video, e spero di avervi dato qualche spunto interessante e mettervi come sempre lo scopo e la voglia di andare poi a approfondire queste biografie sempre con l'idea di suonare in modo consapevole, quindi dedicarci alla parte musicale ma dedicarci anche alla vita, alla storia, alle biografie di questi artisti che ci consente di suonare ancora meglio la loro musica e di entrare più in profondità. Volevo darvi solo un paio di elementi stilistici interessanti sul pezzo che vi ho suonato, su quel piccolo estratto che vi ho suonato in apertura, che è un pezzo intitolato, famosissimo, Hesitation Blues. Uh, volevo darvi un paio di uh, informazioni sulla tecnica di Gary Davis, molto, molto interessante, e su un paio di spunti che troviamo appunto sul brano. La prima cosa è, vedete, adesso sollevo un attimo, Gary Davis appoggiava come spesso i bluesmen uh, il mignolo sulla cassa e suonava, lui usava anche il tampic, uh, cioè il plettro a pollice, e usava tendenzialmente quasi sempre il pollice e l'indice e basta, quindi non l'impostazione classica e se riguardate il video di apertura ho utilizzato anch'io la stessa impostazione, quindi pollice e indice. e Già questa è una cosa molto interessante, comune a moltissimi, a moltissimi bluesmen. Vi, vi risuono proprio lentamente l'attacco di questo hesitation blues per porre l'accento su un piccolo dettaglio che è anche questo molto comune nel blues ma soprattutto poi nel blues che va verso il ragtime, è un piccolo uh, trucco ritmico uh, molto molto interessante. Ecco, non so se avete sentito questo dettaglio interessante, cioè l'uso di questi bassi rispetto ai bassi, per esempio, tradizionali, per esempio di quel, quello che poteva essere diciamo il classico delta blues, ehm, questo uso dei bassi eh, in ottavi specialmente nel cambio tra una battuta e l'altra e specialmente nel cambio dell'accordo e questa eh, ritmica ad ottavi dà una spinta, una, un movimento all'andamento ritmico davvero molto interessante. Vi faccio risentire proprio il passaggio. Vedete come è molto interessante questa, questa ritmica appunto sui bassi molto particolare. Un altro elemento, l'ultimo elemento che voglio farvi vedere riguarda un po' più avanti un, una piccola frase che vi risuona lentamente. Mm -hmm. Vedete come ci sono questi passaggi sulle posizioni degli accordi con questi bassi e poi... Caratteristica di Gary Davis: sempre suonate con l'alternanza pollice-indice anche sulle stesse corde queste frasi singole che si fa eh, su questo estratto che vi ho appena suonato, ma ritorna diverse volte e queste frasi singole molto belle, molto ritmiche eh, che in qualche modo. Uh, spezzano uh, la monotonia della posizione dell'accordo e danno un senso uh, davvero interessantissimo uh, al pezzo. Quindi vi faccio risentire un altro passaggio che è alla fine dell'estratto che vi ho suonato all'inizio. Poi molto bello il turnaround finale eh, proprio tipico di Gary Davis. passaggio per quattro accordi do do7 fa maggiore fa minore per poi eh, ritornare in do molto molto interessante quindi questi piccoli accenni al suo stile questo utilizzare pollice e indice la mano appoggiata questo andamento dei bassi che dà molta ritmica queste frasi singole suonate alternando pollice e indice e rendono secondo me il suo stile davvero eh, fantastico e tra i più grandi della storia della chitarra acustica. Bene, chiudo il video con un ultimo consiglio, e un, questa volta un consiglio discografico. Vi faccio vedere questo disco, intitolato Reverend Gary Davis Blues and Gospel. New blues and gospel, The Legendary Reverend Gary Davis. Uh, un album che raccoglie alcuni dei grandi successi. Uh, in Particolare a me piace moltissimo A Happy I Am, che è un grandissimo successo nel, nel primo lato, l'apertura la, la, del primo lato. Ma troviamo nel secondo, nel secondo lato anche, appunto, Hesitation Blues e, e molti altri molto interessanti. Ecco, io ricordo sempre che probabilmente alle nostre orecchie l'ascolto magari di questa musica può non essere subito semplice, bisogna secondo me pazientare un po' ad entrare per cogliere. Quelle, eh, diciamo, quelle perle che ci sono in questo, in questo stile, in, questo, eh, in quello di Gary Davis e in quello di molti altri artisti. Bene, quindi chiudo qui il video, vi ho consigliato questi due eh, riferimenti se volete approfondire la, la storia, la biografia e la musica di questo grandissimo artista, Reverend Gary Davis. Eh, fatemi sapere se vi è piaciuto il video, ci vediamo al prossimo appuntamento, nel frattempo buona settimana, buona musica.